giorno si sveglia. Buonasera a tutti, siamo sempre qua a casa del mio amico Pierre ad esaltare un po' di cucina via Regina e il carnevale che naturalmente fa da cornice a questo posto veramente incantevole d'estate. L'inverno fa di meno. Meno male c'è il carnevale. A proposito, volevo ricordare a tutti i miei amici e a quelli che mi seguono che tutte le domeniche di febbraio e sabato 28 febbraio notturna ci saranno i grandi corsi mascherati a Viareggio. Mi raccomando, non mancate, perché nel mezzo al carnevale, a Carria, tutto quello si mangia anche arbacio. Questa è un'altra ricetta che il nostro chef Daniele Paolinelli mi propone e io propongo a voi, e sarebbe delle linguine a coltellacci. Già quando me l'ha presentato io ci sono rimasto un po' male, che faccio, devo tirare una coltellata nel groppone? No, i coltellacci sono quelli che a Livorno si chiamano cannolicchi, o almeno credo in tutto, un po' in tutta Italia, tranne che a Viareggio che chiamano coltellaccine. Comunque, vediamo subito gli ingredienti. Da quel primo corso che nacque mi sa nel 70. Gli ingredienti per circa 12 persone, sicché voi se lo volete fare per 4, dividete tutto, mi raccomando, non si sbaglia. Sono circa 1,5 kg di coltellaccio o cannolicchi, come vi pare a voi. Poi ci vuole un po' di prezzemolo, 3 spicchi d'aglio, un bel bicchiere di vino bianco, un po' di peperoncino a seconda dei gusti, 150 g di concentrato e poi 1 kg di linguine. E naturalmente, dopo il sale quanto basta, l'olio di vellovono. Avete capito? La prima cosa da fare per preparare il sughettino delle nostre linguine con i coltellacci sarà quella di bollirli qualche minuto per farli aprire e tirarmi fuori tutta l'acquettina che poi noi recupereremo per poi saltarci anche la linguina. Avete capito? Il segreto per fare questa ricettina più che altro è questa cosa qui. Sicché noi prenderemo 2-3 bicchieri d'acqua dentro un bel tegame dove avremo messo i nostri coltellacci che avremo messi prima in ammollo per un'oretta a spurgare con acqua e sale, mi raccomando, un'oretta. Poi le tirate, le sciacquate, le mettete dentro un bel tegame, ci mettete dentro un pochino d'acqua, non tanta, le mettete sul fuoco, dovranno cuocere pochi minuti, il tempo che si apriranno. I nostri cannolicchi hanno cotto 10 minuti, potete vedere, guardate lì, hanno proprio, si sono aperti. E ora cosa vado a fare? Vado a spegnere il fuoco, intanto vado a filtrare l'acqua, cioè metto un colino con un po' di carta assorbente o se avete anche un po' di cotone va bene, e ce lo vado a rovesciare tutto, che la sabbia rimanga dentro il nostro colino. Vedete, filtra, la sabbia dovrebbe rimanere tutta impolpata dentro il tovagliolino, piano piano. A questo punto cosa c'è da fare? Ci sarà da levarlo dal proprio guscio, il guscio lo buttate via, e ne dovrete levare, vedete questa rovina qui, va levata perché è la merdina del cannolicchio. Allora noi questo pezzettino qui lo asporteremo, solo questo pezzettino, perché il resto è buono, eh? Questo pezzettino qua lo toglieremo e metteremo i nostri cannolicchi rimanente da una parte. E fate così per tutti e ci vediamo dopo. Abbiamo pulito bene i nostri cannolicchi o coltellacci. Ora dobbiamo fare un bel trito di prezzemolo. Facciamo un bel trito con l'aglio, con 3 spicchi d'aglio, mi raccomando. Un parcheggio l'Albiadone no, non c'è, ma perché? A questo punto triteremo anche i nostri cannolicchi, mi raccomando. Deve essere una cosa abbastanza grezza, non deve essere una cosa fatta con robottino. Abbiamo tritato i nostri cannolicchi, ora c'è solo da mettere 7-8 cucchiai d'olio nella padella, ci si mette l'aglio che abbiamo tritato, aspettate un pochino che scaldi, eh? Ci andremo a mettere anche 2-3 peperoncini per dargli un po' di sprinter. Fate imbiondire, mi raccomando, il nostro soffrittino aglio. Appena imbiondisce, come ora, ci andiamo a rovesciare tutti i nostri cannolicchi tritati. Facciamo insaporire bene i nostri coltellacci. Uno me è venuto tagliato male, allora questo l'ho perso, si vede, faccio così al volo, zazza.
Mi raccomando, il fuoco bello alto. Appena vedete che prendono un po' di colorino, ci andremo ad aggiungere il vino bianco e fare evaporare. Nel frattempo, mi raccomando, mettete l'acqua a bollire, perché ci vuole, così appena sono pronti, questo è un sugo veloce, circa 10 minuti, un quarto d'ora, è pronto il sugo, sicché appena evaporato il vino, mi raccomando, ci mettiamo dentro tutta la nostra conserva o concentrato, chiamato come vi pare, ecco fatto, e anche l'acqua filtrata dei cannovicchi, mi raccomando, che servirà per sciogliere e per far finire di cuocere i nostri cannovicchi. Ci fate sciogliere il pomodoro dentro, mi raccomando, la padella bella alta, fate bollire bene il sugo, appena inizia a bollire abbassiamolo, dove va a cuocere, vedete, inizierà a bollire un pochino, fate bene prendere il bollore, appena prende il bollore abbassiamo, dovrà cuocere finché non sarà ritirata tutta l'acquetta. Come potete vedere, il nostro sughettino si è ritirato quello che doveva ritirarsi, lo lasciamo leggermente liquidino per poi saltarci meglio la nostra pasta, anche se aggiungeremo un po' di acqua di cottura. A questo punto l'acqua bolle, stranamente ci vado a buttare le nostre linguine, mi raccomando, fatemi mettere, tiratele tutte di fuori, le levate un paio di minuti prima, mi raccomando, ci si vede dopo quando le tiro su. Abbiamo scolato la nostra pasta, mettete la pasta nel sugo bello caldo, ci andiamo a rovesciarne poina di fuori, se la vedete un po' troppo secchina ci andiamo ad aggiungere un po' d'acquetta di cottura, così che finirà la nostra cottura saltandola e amalgamando bene il sugo. Ci andiamo a fare una bella spolverata di prezzemolo, mi raccomando, peggiamo perché il sughettino è pronto, finito d'olio a crudo, ecco fatto, una bella rigirata, fate un bel casino qui come ho fatto io, se non sa di nulla. Eccovi, la saltate, ecco pronta qua la nostra pasta, guardate che bellezza, che colori. Mi metto un altro pochino per portarla a tavola ai nostri commerciali che hanno una fame moino. Eccolo, bimbi, Venite tutti via accanto a me, si saluta per dire. Facciamo un applauso. Ma che applauso, siamo qui alla scala. Con questa ricettina via Regina Doc numero 1 vi mando un bacione a tutti quanti e vi salutiamo tutti insieme. Ale Viareggio, viva il carnevale!